Extra Estate è offerta da Amici di Teleromagna, ben ritrovati con il secondo appuntamento della settimana con Extra Estate. Come vedete sono ancora orfana del mio collega Luca Alberto Montanari, che rientrerà dalla settimana prossima, ma sono in ottima compagnia perché ve li voglio presentare da subito. Sono ben due gli ospiti presenti in questa puntata, per cavalleria, perdonami caro Marco. Laura Gramuglia, lei è DJ, è speaker, è autrice, è scrittrice, insomma poi entreremo meglio nel merito di queste mille attività. Ciao, che ti Laura. Contraddistinguono. E Marco, ciao. Oggi è una puntata dedicata ai racconti che sono presenti su Extra, quindi Marco Nardini, che è un agente letterario, e quindi chi meglio di te può raccontarci come avviene la scelta. Prima di partire con le nostre chiacchiere, vi voglio ricordare che Extra Estate prende vita grazie al fatto che esiste ormai da oltre 20 anni un inserto in abbinamento gratuito con il Corriere di Romagna. È un inserto settimanale che normalmente esce il sabato, eccezionalmente in occasione della Notte Rosa anticipa di una giornata, quindi è uscito ieri, abbiamo archiviato la Notte Rosa, ce la siamo goduta fino a pieno, e è questo inserto che appunto va a raccontare tutti quelli che sono gli appuntamenti nel nostro meraviglioso territorio, non solo per quello che riguarda la Riviera Romagnola ma anche l'entroterra, ma c'è molto di più all'interno di Extra, non solo l'agenda con i vari appuntamenti, non solo gli articoli che ne sviscerano alcuni, ma ci sono tantissime rubriche, e tra le varie rubriche una, Marco, delle grandissime novità di quest'anno è il racconto, che nell'edizione passata dello scorso anno avevamo visto comparire solamente una volta, e poi si vede che è piaciuto, e d'altronde sì, credo di sì. Perché non mettere in quello che è un settimanale che può accompagnare sia, non so, il turista piuttosto che comunque chi viene a fare un po' di relax e un po' di vacanza nella nostra riviera, nel nostro territorio, magari sotto l'ombrellone, quando va a sfogliare riesce anche a gustarsi un bellissimo racconto. Credo sia questa l'idea da cui nasce appunto Summer Times. Sì, esattamente questa l'idea. L'anno scorso abbiamo avuto un'unica uscita, ecco, con Gianluca Morozzi, un one man show, diciamo. Sì. E one man shot. Perdonami il gioco di parole, e quest'anno abbiamo pensato di tenere la rubrica per tutta la durata di Extra, quindi per 8 settimane, se non vado errato, e sono pertanto 8 racconti, l'ultimo si concluderà appunto con la edizione di Ferragosto. E sono racconti a tema estivo, quindi da leggere sicuramente sotto l'ombrellone, sono racconti di 3 pagine, quindi di facile lettura. Vogliamo spoilerare alla faccia di Laura, che è qui che ci ascolta giustamente e che non è ancora stata interrogata, che cosa troviamo? E visto che voglio poi chiederti come fai tu, vabbè, da gente chiaramente è il tuo mestiere, ma come scegli tra, non so, la marea comunque di autori con i quali collaboro, di racconti che puoi aver letto, come vai a scegliere ogni settimana quello giusto? Questa settimana è stato facile. Questa settimana è stato facile perché, trattandosi dell'uscita, diciamo, extra di Extra per la Notte Rosa, abbiamo scelto un racconto che parla di Patti Smith, quindi sì, una grandissima artista che ha cantato durante una delle prime edizioni della Notte Rosa a Misano Adriatica, quindi c'è un po' questo nesso. Perfetto, posso saltare da te, caro Marco, volentieri, alla nostra Laura, anche perché insomma non ti vogliamo tenere in un angolo, sei la protagonista di questa puntata, come sei la protagonista in quanto scrittrice appunto della rubrica Summer Times. Questo è solo un piccolo estratto del tuo libro che è uscito qualche settimana fa. Esatto, è uscito qualche settimana fa, si intitola Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce, ed è uscito per Fabri Editori. 50 storie al centro della narrazione delle donne, donne che sono state importantissime per la musica, ognuna ha compiuto una vera e propria rivoluzione nel proprio genere. Si intitola Rocket Girls, ma in realtà il rock è un'attitudine che accompagna la vita di queste donne,
donne incredibili, vite straordinarie, per cui sfociamo anche nel soul, nell'R&B, nel pop, e ogni capitolo, ogni vita è raccontata anche con un'illustrazione di Sara Paglia, per cui è un libro che sicuramente accoglie più generazioni. È uscita recentemente una recensione e mi è piaciuta particolarmente perché dice che è adatto dalle ragazze dai 12 ai 95 anni, per cui effettivamente accoglie un pubblico vastissimo di donne, ma non soltanto, insomma, alla fine credo che non soltanto gli appassionati di musica possano effettivamente trovare di loro gradimento storie particolari che raccontano delle vere e proprie rivoluzioni. E com'è andata in merito al, diciamo, all'estratto che vediamo in Summer Times? Marco ti ha chiesto posso prenderne una parte e tu hai scelto Patti Smith, o piuttosto è stato il contrario? Com'è andata? E Marco è venuto da me e ha detto guarda, c'è questa possibilità per cui dobbiamo assolutamente avere una storia incredibile per questo numero di extra, molto importante. E allora io ho pensato un attimo e subito ho avuto la visione, perché Patti Smith non solo è l'artista che apre il libro, ma è anche un po' lo spirito guida, perché Patti Smith è stata una vera e propria pioniera, la prima nel suo genere e non solo. Lei alla fine degli anni 60 arriva a New York e lamenta la mancanza di persone effettivamente a cui fare riferimento, la mancanza di modelli soprattutto femminili nel suo campo. E lei effettivamente è un po' la prima, è la prima, quindi c'è questa estate del 1967 in cui tutto si compie, e quindi ci siamo parlati, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo detto beh, questo è il racconto, l'estate del 1967. Che tra l'altro si sposa perfettamente, non so se sia fatto a caso o meno, con l'input che viene dato per la Notte Rosa di quest'anno, che è Revolution, perché è legato ovviamente ai 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma perché insomma sono 30 anni di rivoluzioni che la Notte Rosa fa ancora una volta, 14 anni di rivoluzione per unire, e quindi credo che anche Patti Smith abbia rivoluzionato non poco. Tra l'altro parliamo di un'estate 67, siamo all'alba dei figli dei fiori, siamo il movimento pacifista, quindi ancora una volta rivoluzioni. In realtà proprio nella storia della musica è un'estate infinita, è un'estate che in realtà dura due anni, dal 1967 al 1969. In questi due anni si compiono delle rivoluzioni incredibili, insomma, dalle strade di San Francisco al festival di Woodstock al 1969 con una parata degli artisti più grandi. Non a caso effettivamente quest'anno c'è un anniversario importante, insomma sono i 50 anni dal festival di Woodstock, ed effettivamente è l'estate dell'amore, questa estate infinita che effettivamente dal 1967 al 1969 offre uno spazio, offre un palco a tantissimi artisti, tra cui anche Patti Smith. Patti Smith arriva a New York nel 1967 ed è un periodo in cui effettivamente la città è ricca di talenti, talenti che si concentrano tra le strade. Lei incontra Robert Mapplethorpe, che poi diventerà un grandissimo fotografo, quotatissimo. E vivono una storia d'amore in quest'estate, vanno a vivere insieme e effettivamente incontrano tantissimi personaggi e piano piano danno il via alle proprie carriere. All'inizio Patti Smith non ha la più pallida idea che diventerà una musicista, lei vuole scrivere, lei vuole dipingere, e poi piano piano le sue poesie si prestano benissimo alla musica e queste poesie diventano delle canzoni. Nel 1975 diventano un album che si intitola Horses, ed è una raccolta delle sue poesie che ha raccolto proprio in questi anni. E da lì inizia una carriera che la porta ancora oggi sui palchi di tutto il mondo. Tra l'altro Patti Smith ha una storia, possiamo dire, d'amore molto intensa con l'Italia, con il nostro paese. Proprio recentemente sono state annunciate delle nuove date a novembre che la porteranno di nuovo anche in Emilia-Romagna, per cui noi siamo sempre molto contenti di accoglierla e di vederla dal vivo. Assolutamente. Ti chiedo una particolarità, in questo caso riguardo al tuo libro A Rocket Girl, c'è un'importanza particolare che hai dato alle illustrazioni. Sì. Come mai?
Sì, effettivamente mi sono chiesta, ma come possiamo strutturare un libro che è particolare nel senso che non racconta delle biografie, cioè la mia idea comunque non era quella di raccontare semplicemente la nascita, la vita delle protagoniste, perché effettivamente c'è già questa possibilità, anche soltanto tramite un motore di ricerca si incontrano queste storie legate a anni importanti e dischi fondamentali. La mia idea era quella di raccontare le vite delle protagoniste attraverso delle rivoluzioni, attraverso dei momenti, i momenti più importanti della loro carriera, e volevo accompagnarle anche a un qualche cosa di originale, quindi non solo foto, non solo immagini, ma riuscire a eternarle anche attraverso un'immagine unica. E in questo caso il lavoro di Sara Paglia secondo me è incredibile, perché il suo stile è molto originale ed è riuscita secondo me a offrire un'immagine diversa delle nostre protagoniste. Tu sei autrice, scrittrice in questo caso, questo è l'ultimo libro, ma ne hai già pubblicati diversi, e poi speaker radiofonica, ora per Radio Capital, e il tuo programma, giusto, ha lo stesso nome di questo libro. Sì. È tutto un filo conduttore, sì. Tutto unito. Non è un caso, perché quando scrivo un libro, e io di solito scrivo libri di musica, e mi chiedo sempre, ok, è un libro, ma vogliamo anche fornirla alla colonna sonora per accompagnare la lettura, e l'audiolibro non sempre è sufficiente, mm-hmm. Non sempre riesce a garantire un'esperienza completa, e allora io cerco sempre di accompagnare i miei libri a programmi radiofonici. A volte nasce prima il programma in radio, a volte nasce prima il libro. In questo caso prima è nato il libro, ma di poco, perché tempo qualche settimana è nato anche il programma, che è in onda attualmente su Radio Capital da lunedì al giovedì alle 22 e il sabato a mezzogiorno, ed è proprio tratto dal libro. Ovviamente in radio ho la possibilità di raccontare ancora più storie e di far ascoltare ancora più musica, che è poi una mia grande passione, riuscire a trasmettere effettivamente questa musica che io amo tanto. E quindi se nel libro ci sono dei capitoli che racchiudono ognuno una storia, e nel programma in radio hai un'ora a disposizione ogni sera per raccontare più protagoniste, per ascoltare più musica. Quindi la forma che più ti rappresenta è quella, diciamo, radiofonica, è la laurea radiofonica o la laurea scrittrice? Beh, sono cose che vanno di pari passo, sono complementari, sì. Quindi noi ti prendiamo così, con tutti quanti i tuoi caratteri meravigliosi. Scusami Laura, ma voglio disturbare un po' il nostro Marco, visto che ce l'abbiamo qua a disposizione, perché non ci siamo preparati, ma è bello anche questo. Ci fai qualche anticipazione su quello che le potremo leggere nelle prossime puntate, o non è possibile farlo? Puoi dirmi No, possiamo farlo, sì, più o meno. Dunque, intanto sono autori che vengono scelti, appunto, come diceva anche Laura, perché io li contatto generalmente, certo. Quindi non ho messo in giro annunci tipo di ricerca di racconti, perché altrimenti ne arriverebbero 20.000. Sono alcuni autori che fanno parte della mia scuderia, fra cui appunto Laura, e alcuni che ho deciso di contattare io. Siamo partiti con Alberto Milazzo, per dire, che ha appena fatto un libro da poco con La morale del centrino. Abbiamo fatto qualche altro racconto, appunto nell'ultimo numero c'è Laura Gramuglia, e più avanti avremo per esempio Danino Masotti, che è quello degli Umarels. Sì. Avremo Elisa Casseri, che è appena approdata in libreria col suo secondo romanzo, La botanica delle bugie. E avremo anche Marina Di Guardo, che è una scrittrice di thriller, che avrà appunto un racconto nell'ultimo numero di Extra, molto ad alta tensione. Quindi la scelta in realtà che vai ad operare avviene perché tu già conosci l'autore, magari perché lo rappresenti in quanto, sì, agente, e quindi estrapolate delle parti da un libro già esistente, oppure viene scritto qualcosa appositamente? Non necessariamente. Alcuni scrivono qualcosa appositamente, alcuni trovano il modo di far rientrare. Mi incuriosisce molto se l'input nasce da ciao tizio, sono Marco, ho bisogno di un racconto, parlami, non so, scrivimi un
thriller piuttosto sì. che, oppure se l'artista, comunque lo scrittore, ti dice guarda sì, ho un racconto che potrebbe essere perfetto. Dipende dai Dipende. Casi, nel caso di Laura appunto tutto combaciava, certo. diciamo quasi perfettamente, magicamente. In altri casi, per dire, Marina Di Guardo mi ha detto stanotte non dormivo, e pensavo a questa cosa qui, è ambientata d'estate, quindi ho detto perfetto. Certo, c'è tensione e non è un'estate quella che racconta particolarmente tranquilla, ma capita anche quello. Elisa Cassari invece mi ha detto guarda, una volta in Romagna mi è successo questo, quasi quasi lo racconto, perché no? Beh, la Romagna è fonte di ispirazione, la Romagna è fonte di grandi ispirazioni, un po' come la notte, tra l'altro. Quindi hai citato due situazioni dove spesso sei ispirati, non so Laura, adesso anche il tuo programma comunque va in onda alle 22, quindi sei diciamo tendente alla sera. Cioè, tu quando scrivi, qual è il momento in cui... Io scrivo di giorno, scrivo di giorno e preferisco sempre il mattino presto, quando le idee sono più fresche rispetto alla sera. Però è vero, però la sera è anche una sorta di zona franca, anche in radio. C'è un palinsesto giornaliero che solitamente si conclude intorno alle 20 di sera e poi c'è più libertà, ci sono più concessioni e quindi c'è anche la possibilità di ascoltare brani, di ascoltare artisti che magari non vanno in onda durante il giorno. Quindi è un buon momento sperimentare. Anche se io non so te Marco, ma la mattina i miei pensieri al mattino presto non sono più freschi, quindi evidentemente no. Non vale per tutti. Ecco. Neanche i miei. Ecco. Però stamattina invece ci siamo dovuti svegliare presto appunto, certo, per venire qua. Con e abbiamo noi. Comunque delle idee molto... Assolutamente. Ma sono nate delle idee mentre eravate... quasi, perché parlate della vostra materia. No, pensavo, facevamo la carambata, magari erano nate delle idee mentre arrivavate a Terra Romagna. Chissà, magari al ritorno. Magari al ritorno. Perché noi veniamo entrambi da Bologna. Perfetto, quindi vabbè, non siamo estremamente distanti. È un'oretta in cui possono venire delle grandi idee. Sì, vedremo, assolutamente. Guardando in treno siete arrivati? Sì. Quindi sì, guardando fuori dal finestrino, certo. Magari ispirati dalla campagna romagnola. Sfogliando extra, che giustamente. Anzi, a proposito, sfogliamolo insieme, perché è una cosa che ci piace sempre fare nei minuti che abbiamo a disposizione nelle nostre puntate. Già lo abbiamo fatto abbastanza ampiamente nella puntata di ieri, quindi io vado solamente a ricordare per chi se la fosse persa che c'è un focus molto importante su quella che è stata la notte di ieri sera, quindi sulla notte rosa. E tantissimi sono gli articoli appunto che sono usciti, che vanno a corredare gli eventi che sono stati e soprattutto i concerti. Uno, il primo in apertura, quello di Francesco De Gregori, ma c'è un focus anche che riguarda quello che avverrà questa sera, dove arriva Nina Kravitz a suonare alla Beach Arena a Rimini. Abbiamo raccontato della puntata speciale di DJ Chiama Italia, come sempre Linus e Nicola e Radio DJ padroni ormai a Riccione, dove sono assolutamente a casa loro. I Tiro Mancino, che questa sera saranno protagonisti all'Arena della Regina di Cattolica, sempre un bellissimo cartellone quello che propone a livello di concerti sia nazionali che internazionali. Poi c'era un focus anche sul fatto che ieri erano presenti Shade e Federica Carter in occasione della Notte Rosa, i Colors ospiti a Misano ieri, ma anche oggi grande spettacolo sempre a Misano, ma l'articolo era dedicato proprio ai giovanissimi. Continuando a sfogliare, a San Mauro, Mirko Casadei è quindi più che padrone di casa, assolutamente il re incontrastato del liscio romagnolo, come giusto che sia, vista la famiglia. Continuando a sfogliare a Bellaria, è già Marina, il vincitore del Festival di Sanremo, secondo all'Eurovision Song Contest, Mahmood, è stato protagonista ieri sera, e oggi invece gli Stadio, quindi musica a 360 gradi, Paolo Belli a Gatteo. Questo però succedeva ieri, ma c'è un focus, c'era un'anticipazione anche riguardo lo spettacolo di Radio Bruno, che ritorna in occasione della Notte Rosa con il primo appuntamento del Radio Bruno Estate. Saranno 5 le tappe, l'unica romagnola è quella appunto che è andata in scena ieri sera, con un cast di ospiti ricchissimo, tutte dal panorama musicale italiano, sia per i giovanissimi, parliamo di Elodie, Benji e Fede, che anche per i papà e le mamme
fiamme come le vibrazioni e i nomadi. E oggi Milano Marittima e Miami Marittima, i Groovers che suoneranno proprio mentre a Cervia si festeggia a base di sale tanto sport al Bagno Fantini. Ricordiamo il focus su quello che accade per quello che riguarda il Ravenna Festival, che dedicava ieri e questa sera alla grande danza internazionale. Giusy Ferreri è stata protagonista a Marina di Ravenna. C'è un'anticipazione che vi ricorda che il 10 a Rimini arriva la tappa del Jova Beach Party, c'è il cast che viene ribadito, che va da artisti internazionali a nazionalissimi. E quindi si racconta come si racconta di Ben Harper, star d'estate. Il 9 luglio sarà al Palais de André, sempre in occasione del Ravenna Festival. Il personaggio di questa settimana è Anastasia. Sappiamo che ama moltissimo la nostra regione perché viene praticamente tutti gli anni comunque a tenere concerti. E poi incontriamo l'itinerario. Questa settimana sì, sarà un'avventura alla zona del Ravennate, che offre tante occasioni per tutte le famiglie, da Nella Vecchia Fattoria, la Casa delle Farfalle, Mirabilandia, lo Zoo Safari e le Saline. Quindi se avete dei giovanissimi in casa e avete voglia di fare una bella gita, c'è qualche idea per voi. L'inserto di cibo che d'estate si trasforma in mini inserto dedicato appunto a chef e bartender. Quei diavoli di chef è una dei due focus che vengono fatti, l'altro è per pellicole calici, ovvero calici di vino, un appuntamento che si ripete da 16 anni, voluto fortemente dal mio concittadino Walter Dalpane, purtroppo scomparso, sarebbe molto fiero del fatto che continuiamo a bere dell'ottimo vino mentre guardiamo dell'ottimo cinema, il tutto tra l'altro nella cornice dei colli faentini, della campagna faentina, che vanno da Castelraniero alla Torre di Oriolo o a Russi, e luoghi che vi consiglio di visitare al di là di tutto, e se siete amanti del buon vino questa è sicuramente la vostra occasione. Poi c'è l'agenda, che naturalmente si spende tantissimo per quello che riguarda la Notte Rosa, ma non solo, perché sono tantissimi gli appuntamenti in programma anche per questa sera, perché d'altronde abbiamo accolto 2 milioni di turisti in visita nel nostro territorio in occasione della Notte Rosa. Molti spessissimo fanno il weekend e quindi era giusto non lasciare scoperto anche il sabato. Come sempre l'agenda si divide andando a prendere le province o addirittura le città e elencando tutti quelli che sono gli appuntamenti che potete trovare, con anche dei piccoli focus rispetto a quelli più rilevanti. Mi casca l'occhio per esempio sugli stadio Bellaria e Giamarina, proprio quest'oggi in piazzale della Capitaneria di Porto alle ore 22, tanto per dirne uno, perché sono davvero tantissimi, anzi correte a comprare Corriere di Romagna per avere la vostra copia di extra. Vi ricordo che, ma Summer Times lo ricordiamo in chiusura, che poi c'è Qua la Zampa dedicato ai nostri amici Quattro Zampe, Alice in Beautyland è la rubrica dedicata alla bellezza, Palextra giustamente invece quella al tonificarsi e al fisico, e poi c'è l'ultimo spazio, quello dedicato ai giochi. Ma prima di tutte queste rubriche c'è Summer Times, dove in questa edizione troviamo un racconto di Laura Gramugna, che oggi è stata con noi, che ringrazio tantissimo. Grazie mille a te, Laura. Ricordiamo il tuo libro, Rocket Girl. Storie di ragazze che hanno alzato la voce, edito da Fabri Editori con le illustrazioni di Sara Paglia. Dedicato alle ragazze, ma non solo. Ah no, assolutamente, per tutti. Agli amanti della musica, ma non solo. Brava. Perché leggere storie di rivoluzioni, magari tenute da donne, o di amori, secondo me fa bene. È importante, secondo me è anche il periodo giusto, probabilmente c'è più ascolto e quindi è il momento più adatto per alzare la voce, per farsi sentire, per raccontare storie che vale la pena conoscere. Ringraziamo il nostro Marco Nardini, agente letterario. Grazie a Marco possiamo leggere ogni settimana un articolo, un racconto molto interessante dalla tua scuderia di scrittori, di artisti, quindi grazie mille per essere stato con noi. E non solo. Tutti autori con stili diversi, quindi spero che piacciano tutti, insomma. Assolutamente, e speriamo che questo esperimento, quello di quest'anno, dove c'è l'inserto del racconto ogni settimana, venga ripetuto, perché credo
almeno d'estate abbiamo un po' più di tempo, possiamo concedere, almeno a me capita così, ci si può concedere qualche libro in più e sicuramente qualche racconto in più. Sicuramente, grazie mille Marco, grazie mille Laura, grazie per essere stati con noi, grazie mille a tutti quanti voi per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento per la settimana prossima dove sarò finalmente in compagnia del mio socio di sempre, non parliamo di calcio quando siamo insieme e quando è estate, ma parliamo di grande divertimento, quindi aspetto a braccio aperto il nostro Luca Alberto Montanari e aspetto tutti quanti voi telespettatori di Teleromagna. Grazie mille. Extra Estate è stata offerta da